Ragazzi, ancora una volta vi do il benvenuto al mio canale. Il video che seguirà mostrerà una lavorazione di fucinatura. Ma che cos'è la fucinatura o la forgiatura? È una lavorazione plastica a caldo utilizzata per dare forme e dimensioni definite a semilavorati metallici. Questa lavorazione può essere eseguita a mano o a macchina. Il materiale viene portato ad una temperatura ideale per fucinare, cioè quella alla quale il materiale raggiunge il massimo grado di malleabilità. Di solito questo stato viene chiamato stato pastoso. L'uomo da sempre si è dilettato in questa lavorazione, infatti è una lavorazione molto antica ed è nota a tutti come la lavorazione del fabbro. Qual è il vantaggio della fucinatura? Il vantaggio di un pezzo fucinato rispetto ad uno fuso o lavorato con macchine utensili ad asportazione di trucero sta nel fatto che il pezzo fucinato mantiene le migliori caratteristiche di resistenza meccanica alla fatica. Questo perché le fibre si deformano seguendo la forma del pezzo senza interrompersi, rendendo il pezzo più resistente. La trasformazione per deformazione plastica avviene mediante ripetuti colpi di un maglio o una pressa per forgiatura. Nel video, l'esperto forgiatore, grazie al maglio, deformerà il pezzo fino ad ottenere la forma desiderata. Il maglio, che vedrete nel video, è una macchina che esercita la pressione mediante la caduta comandata della mazza, che andrà a urtare, quindi a imprimere il colpo al metallo da lavorare, appoggiato sulla base chiamata incudine. Nel video che sta per seguire, l'esperto forgiatore utilizzerà dapprima il maglio e in seguito eseguirà la lavorazione mediante mazza. Procurar bom.